Bar Giomba. Attualità, ospiti, allegria e tanta buona musica. Conduce in studio Giomba. Amiche ed amici di Bar Giomba, ben ritrovati ancora una volta insieme. Siamo insieme proprio per questa nuova puntata di Bar Giomba, che ci permette così di stare nuovamente insieme, ci permette un po' anche di così in qualche maniera di poterci nuovamente confrontare su quei tanti argomenti che spesso trattiamo, quei tanti argomenti su cui spesso andiamo proprio a dire la nostra, raccontandoci, perché poi alla fine il Bar Giomba quello è, un posto dove raccontarsi, un posto soprattutto dove poter vivere anche dei ragionamenti, delle riflessioni da condividere. Oggi parleremo, voi lo sapete, l'ho detto tante volte, io non sono un professionista del settore, ma per tanti anni comunque ho studiato la materia, so di cosa stiamo parlando, e parleremo di anaffettività. Ragioneremo insieme anche su esperienze vissute, insomma ne parleremo, ci confronteremo e magari potrebbe anche uscirne qualcosa di buono, magari qualche consiglio per qualcuno che sta ascoltando, per qualcuno che ha a che fare con una persona di questo tipo e non sa magari cosa fare, anche se lo ricorderò sempre, la prima cosa da fare è comunque, a prescindere, sempre rivolgersi a dei professionisti, però delle riflessioni, pur senza andare a sostituirci a professionisti proprio del settore, possiamo anche farla, possiamo ragionare insieme in maniera molto amicale, molto informale, un po' come è a tutti gli effetti il Bar Giomba. Vi ricordo www.giomba.it per ascoltare tutto l'archivio delle puntate, il mio profilo Twitter, se non siete ancora fan cliccate il segui, Instagram, tutti i miei social, la pagina Facebook, ma trovate tutto dal giomba.it. Un saluto a coloro che mi ascoltano naturalmente dalle piattaforme di distribuzione podcast, Spotify, iTunes, Google Music e via discorrendo. Allora, cominciamo subito ascoltando un po' di musica, dopodiché iniziamo ad affrontare questo argomento odierno, l'argomento della puntata del Bar Giomba. Parliamo di anaffettività. Bar Giomba. Crystal clear till I fell for you. I fell hard. It was a wonderful with a fresh smell of love and dew. Took a sip and was flooding with your cocktail of poison. Can't stop myself from drinking more of it.
chiodo, Your Love's Got Me Blinded. Ancora insieme, naturalmente siamo ancora al Bar Giomba. E come vi dicevo, quest'oggi affrontiamo un argomento per certi versi un po' particolare, se volete, per certi versi anche non so bene come definirlo, forse anche interessante, meno interessante per chi si ritrova a provare le sensazioni e le conseguenze del, appunto, dell'argomento di oggi, della cosiddetta anaffettività. Bene, voi lo sapete, spesse volte qui al Bar Giomba, insomma, parliamo un po', raccontiamo lati psicologici, lati della psiche umana che in qualche modo sono anche così interessanti, sono anche, se volete, utili da così da approfondire. E tante volte voi stessi mi dite: cavolo, ma mi sono ritrovato, magari senza saperlo, ad avere a che fare con una persona che si comportava esattamente come hai raccontato tu, eccetera eccetera. Vedete, ho riflettuto parecchio prima di decidere di affrontare oggi l'argomento dell'anaffettività, perché appunto è un argomento sicuramente importante, ma è un argomento, lo ripeto a dire nuovamente prima di attrarre polemiche inutili e fine a se stesse, che chiaramente non è il mio interesse sostituirmi ai professionisti, ne stiamo solamente parlando, ci stiamo confrontando, insomma, sull'argomento, e proprio per così, per capire che una via d'uscita c'è sempre. La via d'uscita, lo sapete, l'ho detto tante volte, è quella di rivolgersi a professionisti che sanno come affrontare questo tipo di difficoltà. Magari è difficile, capisco che non sempre si possa così riuscire a venire fuori anche da situazioni così complicate, ma probabilmente si può migliorare, probabilmente si può mitigare il problema cardine. Che cosa intendiamo quando parliamo di anaffettività? Come la parola stessa vi suggerisce, la parola anaffettività è chiaramente la mancanza di affetto, la mancanza, no, non è la mancanza di affetto, è la mancanza del saper provare affetto, del saper dare affetto, del saper, come dire, anche in qualche modo così provare quelle sensazioni che appunto ti portano alla condivisione, no? Come posso dire, di quel livello affettivo, ecco, che è anche molto importante nelle relazioni umane, che è molto importante nelle relazioni sentimentali, amicali, parentali, eccetera eccetera. Sicuramente siamo di fronte a una incapacità che per certi versi può anche essere patologica, o forse no, ma sicuramente è probabilmente figlia del background che la persona ha vissuto. D'altronde, voi lo sapete, tante volte abbiamo affrontato questo tipo di argomenti. In fondo noi siamo tutti figli delle esperienze che abbiamo vissuto, della formazione che fin da piccoli abbiamo vissuto, di ciò che la nostra psiche ha provato, i dolori, i non dolori, le relazioni, la mancanza o la troppa presenza di genitori, di parenti, di affetti più o meno stabili. E chiaramente questa cosa va a formare le persone che siamo, perché la nostra struttura di personalità, la nostra personalità, il nostro essere
è figlio di tutto quello che ci ha formato per diventare ciò che siamo oggi. Quindi è chiaro che sulla base di questo potrei anche dire, con buona pace di tanti che magari mi tacceranno di essere estremista e di avere un pensiero troppo categorizzato, ma potrei benissimo dire che se guardiamo le cose in quest'ottica non esistono due persone completamente identiche. Pensate un po', mi viene da pensare alle impronte digitali. Non esistono due persone che hanno le impronte digitali assolutamente identiche, e magari due persone messe di fronte ad una stessa situazione possono anche reagire in maniera diversa, possono formarsi in maniera diversa perché il loro vissuto, il loro background, le loro esperienze sono diverse. Quindi tutto sommato credo che sia proprio questo che ci rende unici, e questa cosa è molto importante perché dovremmo non dimenticarla mai. Faccio leva molto sull'età adolescenziale, sull'età addirittura anche infantile, perché in questo caso l'anaffettività probabilmente si sviluppa anche e soprattutto a seguito di stress, di traumi vissuti durante l'età infantile. Magari una ragazza o un ragazzo anaffettivo sono figli a propria volta di genitori anaffettivi, genitori che per una maniera o per un'altra non hanno saputo dimostrare, non hanno saputo trasmettere l'affetto, e quindi la coazione a ripetere, ecco, l'unica metodologia di funzionamento, ecco, che queste persone conoscono è quella di non provare affetto e non saperne dare. In fondo, come faccio io a leggere un libro se nessuno mi ha insegnato a farlo? Come faccio io a, sto facendo un esempio magari un po' più stupidino, a creare un sito internet se non so nemmeno accendere un computer o se nessuno mi ha spiegato come si fa? Come faccio a guidare la macchina se nessuno mi dice che per guidare la macchina serve che metto il piede sulla frizione, giro la chiave, metto la prima? Insomma, capite? Se c'è una mancanza, chiaramente questa mancanza va poi a vivere nel vissuto di queste persone. Per quello che attiene la mia esperienza personale, vi voglio raccontare. Mi è capitato di avere a che fare con persone di questo tipo. Ammetto che mi è capitato raramente. La prima volta che mi è capitato, mi sono reso conto di avere sbagliato. Perché non ti rendi subito conto di avere a che fare con una persona che in fondo non è cattiva. Una persona anaffettiva non è cattiva. Una persona anaffettiva è solamente vittima delle situazioni. Poverina, si ritrova a vivere una situazione del quale non ha colpa, perché non ha fisicamente quelle nozioni, non ha proprio quelle conoscenze proprio, oserei dire quasi pratiche, capacitive, quelle conoscenze che non gli sono state trasmesse. E quindi, ma ripeto a dire, questo discorso vale per le persone anaffettive, ma potrei dire lo stesso per tanti altri tipi di persone. E per persone che hanno magari una timidezza patologica estrema, per la persona magari border, sono tutte persone che comunque non vanno né giudicate né additate né criticate perché possono sembrare cattive. Ma dobbiamo sempre fermarci, ragazzi, lo dico da sempre, non dobbiamo subito giudicare le persone, fermiamoci. Perché ricordate che anche se le persone non lo dicono, stanno vivendo delle lotte del quale noi non siamo a conoscenza. Quindi noi non possiamo permetterci subito di giudicare negativamente una persona, subito di dire quella persona è cattiva, ma piuttosto, lo so che è difficile, perché l'essere umano per sua natura tende ad arrivare già alle estreme conclusioni, ma proviamo a cambiare il nostro modo di approcciarci alla realtà.
proviamo a chiederci: ma perché quella persona si sta comportando così? Perché quella persona, come dire, si comporta in questo modo? Lo fa perché è bastarda? Lo fa perché è cattiva? Lo fa perché è stronza? O lo fa perché a sua volta soffre, spesso senza neanche rendersene conto? Partendo da questo assunto, vi stavo raccontando la prima volta che io ho avuto a che fare con una persona che era evidentemente anaffettiva, ma io l'ho capito solo molto tempo dopo. Io faccio pubblicamente e chiedo scusa a questa persona, forse magari mi starà ascoltando, non lo so. Io me la sono presa con questa persona, ma me la sono presa perché non mi rendevo conto del fatto che quella persona in realtà stesse soffrendo. E ciò che ho visto era soltanto la punta dell'iceberg, nel senso che per me quella persona mi stava prendendo in giro, quella persona stava giocando con i miei sentimenti, quella persona voleva solamente, voglio dirvelo chiaramente in faccia, prendermi per il culo. E io me la sono presa con quella persona era veramente mortificata, ma io non capivo, me la prendevo con quella persona, ma dentro di me c'era una voce che mi diceva: sì, ma è strano. E vedevo che quella persona non provava, era quasi asettica, ci siamo, era quasi così mancante di empatia. Sì, era dispiaciuta, ma era come se non fosse accaduto nulla. Mi ripeteva che non sapeva darmi affetto, non riusciva a darmi affetto, non poteva, non riusciva. E io credevo che avesse solamente voluto prendersi gioco di me, prendermi in giro. Ma poi ho riflettuto. Poi ho riflettuto e ho capito che quella persona non aveva bisogno di essere additata, non aveva bisogno di essere criticata, aveva bisogno di aiuto, aveva bisogno forse di essere ascoltata. Poi, tra parentesi, è chiaro che quella persona mi ha detto: io non voglio essere aiutata, voglio solamente stare sola e basta. E quindi in quel caso io la mano io te la tendo la mano, però se tu, gioia mia, se mi metti un muro davanti, io ci metto la buona volontà nel volerti aiutare, ma chiaramente se tu non me lo permetti, io non posso insistere, non posso, perché paradossalmente poi diverrebbe una violenza. Quindi, che cosa fare di fronte ad una persona anaffettiva? Come comportarci? Soprattutto se siamo fidanzati, se proviamo amore verso quella persona. È diverso magari se è un figlio, se è un marito, se è una madre, se è un padre, se è una persona che amiamo. Cosa dobbiamo fare? Bella domanda. Adesso proviamo a capirlo. La risposta la sapete già, innanzitutto è rivolversi a un professionista. Ad ogni modo, adesso vediamo un po' di affrontare e di affrontare insieme anche questa problematica, vediamo un po' di venirne a capo. Naturalmente per ora ci ascoltiamo un po' di musica e siamo sempre qui al Bar Giomba, stiamo parlando oggi di anaffettività. Bar Giomba. California.
Eccoci ancora insieme. Siamo naturalmente sempre al Bar Giomba. Vi dicevo, stiamo parlando appunto di anaffettività. Vi stavo proprio raccontando un po' tutto ciò che attiene a questo mondo così particolare, a queste situazioni anche così particolari e chiaramente anche così, così difficili, perché bisogna anche entrare nell'ottica e rendersi conto che chiaramente chi ne soffre non è certo felice di sentirsi così. E magari vedete anche cosa... spesso non è neppure cosciente, non se ne rende neppure conto. Ritorno un attimino a quello che dicevo poc'anzi. Poc'anzi vi ho raccontato quando mi è capitato di avere a che fare con una persona che aveva questo tipo di tratti. Io mi sono sentito veramente deluso, mi sono sentito offeso, mi sono sentito tradito da una persona che diceva di provare dei sentimenti nei miei confronti, e forse ho riversato verbalmente su di lei la rabbia del sentirmi così tradito, del sentirmi così veramente preso in giro. Ma dopo diversi giorni, ad una seconda rilettura, ho detto: ma cavolo, qualche cosa qua non torna. Io vedo che questa persona è spaventata, non è stronza. Ragazzi, non prendiamoci in giro. Tutti noi abbiamo avuto a che fare con persone stronze. Non prendiamoci in giro. A tutti è capitato di avere a che fare con persone che obiettivamente su Schunze, come diciamo noi a Palermo, sono stronze. Non è questione di cattiveria. Dico, no, è proprio stronzo. Ma ti accorgi quando una persona non lo è e invece piuttosto soffre? Te ne rendi conto? E questo è il caso. Infatti io poi mi sono molto pentito, ma ho reagito, e col senno di poi, probabilmente non sapendolo, è chiaro che rifarei lo stesso, perché non mi sono mai reso conto del fatto che questa persona fosse... diciamo così, che soffrisse chiedo scusa che soffrisse in questa maniera, altrimenti è chiaro che mi sarei un po' fermato basarmi sulle apparenze. È chiaro, siamo di fronte, ve l'ho detto, a delle persone che hanno quasi un blocco emotivo, figlie di una vita, di un background che hanno vissuto, che volente o dolente ha avuto delle conseguenze sulla loro psiche e sulla loro personalità. Che cosa fare quando ti ritrovi di fronte ad una persona che chiaramente ti rendi conto è incapace di dare affetto, di provare sentimenti? Chiaramente persone di questo tipo sono persone che non sono solamente timide, chiuse, perché la persona timida, la persona chiusa, la persona che non è estroversa, la persona che non è espansiva, è comunque in grado di provare dei sentimenti, ma semplicemente magari evita di mostrarli. Qui stiamo parlando di qualcosa di diverso, ci manca proprio la connessione cognitiva, ci manca proprio il collegamento interiore che fa scattare quei meccanismi che fanno mettere poi in moto l'affetto, il sentimento, eccetera, eccetera. Chiaramente, io lo ripeto e lo voglio ancora ribadire, tornando al mio caso, al caso che ho vissuto, è logico che una persona che si comporta in questo modo, diciamo, il comportamento è la punta dell'iceberg, è il terminale, è ciò che esce.
ma dietro quell'aspetto, dietro ciò che esce, c'è dietro un meccanismo, un problema più grosso, un problema più importante, che è quello che appunto andrebbe affrontato, che è quello che va discusso con un professionista, che va approfondito attraverso un professionista che appunto sappia sbrogliare un po' questa matassa. Le persone, diciamo, che pensano che soffrono dell'anaffettività sono persone assolutamente convinte di poter stare sole, non hanno bisogno del sentimento, a loro dà fastidio mostrare sentimenti, dare e ricevere sentimenti, persone che ti dicono io voglio stare solo, voglio stare sola, non mi importa, voglio stare tranquillo e solo e basta, e non voglio saperne niente. E ciò, diciamo, che ciò che mostrano è ciò che esce fuori è sicuramente il ritratto di persone apparentemente brutte, apparentemente spietate, con una pietra nel cuore. Ma la cosa gravissima è che queste persone, nella quasi totalità dei casi, non se ne rendono conto. E questo ci porta allo step successivo, al cosa fare. Il cosa fare è molto complicato, perché chiaramente queste persone devono affrontare un percorso terapeutico, ma un percorso terapeutico ha alla base una consapevolezza, ha alla base un percorso personale, una scelta. Bisogna essere consapevoli di aver bisogno di aiuto, perché ricordatevi una cosa che io ho spesso visto come reale nella mia vita: dire di aver bisogno di aiuto, ammettere di aver bisogno di aiuto, significa già essere guariti per metà, ricordatevelo sempre. Ma vale per tutto, vale per le cose meno importanti, per quelle più importanti. Rendersi conto di avere bisogno di aiuto è già un passo molto importante verso la guarigione. Queste persone purtroppo non si rendono conto di avere bisogno di aiuto, quindi potrebbe essere molto difficile anche per un professionista aiutare queste persone. Potrebbe essere molto complicato, molto difficile per un professionista poter fisicamente aiutare qualcuno che e a conti fatti dice ma io sto benissimo, io non ho bisogno di niente. Queste persone diciamo hanno quasi una sorta di identikit, sono persone che hanno una dedizione al proprio lavoro che è estrema, per loro c'è solamente il lavoro, la carriera, la realizzazione. Sono persone che hanno spesso magari anche una bassa autostima, tentano di fuggire al proprio passato. Perché tentano di fuggire al proprio passato? Perché è proprio lì il nodo gordiano, è proprio lì la chiave di volta, è proprio lì il target, nasce tutto da lì. Andando a sfruculiare nel passato di queste persone si va a toccare il nervo scoperto che ha dato vita poi a questa sofferenza. Quindi loro tentano di scappare, tentano di non pensarci, tentano di far finta che non abbiano mai avuto un passato tragico, doloroso, dove hanno magari anche violento, traumatico, e tentano semplicemente di fuggire dicendo vabbè è passato, che me ne importa. Sono persone che appaiono fredde, glaciali, distaccate emotivamente. Quando hanno una ecco, e questo proprio rientra in quello che vi raccontavo poc'anzi, che mi ha fatto perdere le staffe, e veramente chiedo scusa a quella persona, ma io non a una prima lettura non potevo immaginare che questa persona magari soffrisse in questo modo. Sono persone che sfuggono a ogni possibilità di relazione sentimentale, sfuggono.
anche se tu gli offri la luna, anche se tu ti togli, come si dice a Palermo, il pane dalla bocca, anche se tu vai a piedi sulla luna e ritorni per fargliene dono, queste persone sfuggono, queste persone hanno paura a impegnarsi sentimentalmente, troveranno sempre delle scuse, troveranno sempre il modo per non impegnarsi con nessuno, con la conseguenza più ovvia purtroppo del rimanere soli. Ma guardate le conflittualità, guardate le contraddittorietà, sfuggono a chi vuole dar loro amore e vuole far sì che queste persone stiano bene per sempre, illusoriamente, ora ne parleremo, ma hanno paura e angoscia dell'abbandono. Queste persone sono state abbandonate, provano a tendere la mano ma hanno paura a tendere la mano, quindi non puoi aiutarle da nessuna parte. Da una parte hanno paura di essere abbandonate, dall'altra parte abbandonano. Quindi ci siamo, è difficile. Queste persone magari tendono a non credere alle esternazioni di affetto del proprio partner, degli amici. Perché? Perché si sono sentite tradite dal loro passato. Hanno dato fiducia ad un padre violento, ad un fidanzato che magari le ha violentate, le ha stuprate. Hanno vissuto un trauma e adesso hanno paura a fidarsi. Loro hanno acquisito un imprinting, ed è un imprinting figlio di ciò che hanno vissuto, e non puoi andare a distruggerlo in qualche maniera, perché loro ti diranno che non hanno bisogno di aiuto, che loro sono fatte così e basta. Sono persone magari anche un po' che tendono a essere lunatiche, tendono a cambiare spesso d'umore. Adesso capite quanto è difficile per un professionista aiutare qualcuno che ti dice: ma io sto bene, ma io non ho bisogno di nulla, ma io non ho bisogno di aiuto. È molto difficile, perché una persona che non ha introspezione, una persona che non ha empatia, non potrà nemmeno entrare sulla stessa lunghezza d'onda di un terapeuta pronto ad aiutarti, principalmente e soprattutto se questa persona dice: io sto bene. Ecco perché molto spesso è difficile anche per la terapia poter aiutare queste persone. E mi duole molto dover dire che è una cosa che mi colpisce molto da vicino ciò che sto dicendo, e tento anche io di non lasciarmi sopraffare un po' dalle emozioni e da tutto. Purtroppo l'amore non può salvare tutto, e questo è il tipico caso. Il vostro amore, l'amore dato ad una persona anaffettiva, non potrà salvarla. E spesse volte questo tipo di relazioni hanno un solo finale, che è il fallimento. Queste persone convinceranno il partner che sono non loro ad essere sbagliate, bensì il partner che non sa come amarle, che non sa come approcciarsi. E quindi vedete poi come si crea un circolo vizioso, fatto di distruzione, fatto di dolore, perché il partner ama una persona che non riesce a ricambiare quei sentimenti, che non prova dei sentimenti, e quindi comincerà a sentirsi sbagliato, quindi comincerà a credere che c'è qualcosa di sbagliato in se stesso e inizierà a star male. Di contro, la persona anaffettiva vuole chiedere aiuto ma non riesce, cerca in qualche modo una via di uscita e non la trova, quindi non può che terminare con un addio, e probabilmente, forse per certi versi, è anche la strada migliore, perché si andrebbe a creare veramente un loop così
duro, così difficile anche per il partner che ama queste persone. Ci sono amori, come dicevo nel tiro mancino, che purtroppo sono impossibili. L'amore verso una persona border, l'amore verso una persona anaffettiva, sono amori che purtroppo sono impossibili. E io lo capisco che il cuore non sente ragioni, soprattutto non sente le ragioni del cervello, ma ci sono volte che bisogna farsi del male, bisogna farsi veramente del male, ma ci sono cerotti che vanno strappati via. Ma vi assicuro che è brutto quando qualcuno ti prende il cuore e te lo frantuma in mille pezzi e tu devi passare oltre, fare finta che non sia successo niente e in qualche modo capire che forse è anche meglio così. Vi assicuro che non è facile, ve lo dico veramente per esperienza personale vissuta. Mandiamo un po' di musica e siamo sotto finale, mandiamo un po' di musica e ci risentiamo proprio per le considerazioni finali, naturalmente sempre al Bar Giomba. Bar Giomba! Eccoci ancora insieme al Bar Giomba per i nostri saluti finali, per le nostre considerazioni così sotto finale. Avete visto, abbiamo parlato quindi di anaffettività, abbiamo parlato proprio di quanto sia talvolta difficile doversi rapportare con persone che soffrono di un simile disturbo. Avete capito anche quanto è difficile raccontare cose che magari colpiscono in prima persona perché si sono vissute
diciamo, vi assicuro che non è semplice neanche parlarne, non è semplice nemmeno affrontare così apertamente i discorsi, però è pur vero che bisogna comunque imparare a farsi forza e bisogna comunque cercare di superare anche difficoltà di questo tipo. Naturalmente io vi ricordo, rivolgetevi con fiducia agli specialisti, rivolgetevi con fiducia ai professionisti che sono tanti e sono davvero in grado di potervi aiutare. Magari ci sono situazioni come questa che sono di difficile soluzione, però l'esperienza mi ha personalmente insegnato che noi non possiamo pretendere di cambiare gli altri, ma possiamo, dobbiamo, abbiamo l'obbligo di cambiare noi stessi se reputiamo che sia il caso. Non possiamo pretendere che una persona anaffettiva cambi e si plasmi a noi, ma possiamo cambiare noi l'approccio al problema. Quante volte ve l'ho detto durante gli speciali della quarantena? Quante volte ve l'ho detto? Dobbiamo cambiare l'approccio. Anche in questo caso credo che per sopravvivere ad una simile situazione che prima o poi ti porta ad esaurirti, sia importante cambiare l'approccio al problema, rendersi conto della situazione ed essere forti, parlarne soprattutto, soprattutto non tenersi tutto dentro, perché vi assicuro che parlare aiuta tantissimo, è una cosa che non dovremmo mai dimenticare. Io vi ringrazio come sempre per avermi seguito fin qui. La puntata spero sia stata interessante per voi e anche per me. E, devo dire, mi è molto piaciuta, era un argomento che volevo trattare da tanto tempo. Continueremo a parlarne, parleremo anche di altri aspetti. Naturalmente ci saranno sempre tanti ospiti che ci diranno la loro, che ci consiglieranno. Vi ringrazio sempre per l'affetto con il quale seguite il Bar Giomba, anche non soltanto nella versione podcast ma anche sul blog, che ormai è attivo da 16 anni, probabilmente il blog più antico d'Italia, d'Europa, forse anche del mondo, sicuramente il più attivo in assoluto. Vi ringrazio, vi ricordo www.giomba.it, diventate miei fan su Twitter, Instagram, Facebook, sul sito trovate tutti i miei social, così come trovate anche l'archivio di tutte le puntate. Vi ricordo Spotify, iTunes, Google Music e tutte le piattaforme di distribuzione podcast. Io vi ringrazio come sempre per la vostra cortese attenzione e al solito vi ricordo che al Bar Giomba c'è sempre un tavolo pronto per voi, per confrontarci, per parlare, per discutere e trascorrere un po' di tempo insieme. Come sempre, dal vostro Giomba, un caldo saluto. Ciao! Bar Giomba! Don't forget about me, I can live in your dreams. I'm not the person who make you fall in love and then fall asleep. Let me tell you a thing, when I see you can breathe, you make me think what it would be like if I could see you on my lips. If you think about me, so pretty and you smell so vibrant. I can see us by the water just vibing. Pardon my French, but I got no stylist and I got no mileage. On this whip, baby, hop inside it. We can run off to a place so private. Tryna run up, but really no mileage. Good girls are the bad guys. I can promise that I'm nothing like your last guy. And if I say I love you, you ain't gotta ask why. Just in case it's the last time. Don't forget about me. You can say you
Bar Jomba.